chiaramente male in arnese, perché chiaramente già la pelle, già non mangia, già sta di devoire, quindi si presenta pubblico. Allora le persone, lui quando va verso le persone si girano, no, non vorrei. E quindi dice, lui non sta in questa circonferenza dopo la mia grande assenza. E allora lui va in questa piazza, ecco come questa qua, e cerca di verseggiare, di vendere parole, di vendere dei frizzi, dei lazzi, per guadagnare qualcosina da mettere insomma, per la casa che pure è numerosa. Allora immaginate, io arrivo in questa piazza, tutto diviso, mi volto, entra nella piazza e tutto quanto gira, mi dice no, che si fa? Grazie dell'accoglienza, che dopo una lunga assenza, alla vista della mia presenza, vi girate Renzi e mi mostrate questa circonferenza. E adesso mi sono alzato, sono stato influenzato. Poco mi ha consumato, mi ha rinseccato, mi ha stravisato e mi ha ridotto come un'alice salata. E dopo che la febbre mi è passata, ha fumato i chirini, sciroppo, ha dice Bobby, mi ha cerchiato, il morbo a casa mia si è sviluppato. E ha pensato a mia moglie e a mia cognata, e poi tu fa, caso, lo fa, lo fai nato, e pure hai attasoriato. Io guardando questo casello sono rimasto spaesato, ho detto caso io ben sapevo padrone di casa, che la truppa è andata, mi erano ammazzato un po' sono, certamente vado a finire con tutti i panni a mano. Perché la casa nostra stiamo malamente combinando. 7 lire, con 15-20 euro. A notte, fa fare proprio un accampamento e terremoto. E lo zoo ci hanno mignato. A cucina non siamo a Natale. Per la pace mi hanno ammammato. E a notte passiamo a combattere con scarafone, con più e da fare. Immaginate che a casa nostra pure i suci si sono andati. E mi pare avesse prima se ne innagratezza, un biglietto hanno lasciato. Ha detto noi abbiamo andato. Dopo tanto anni effettivamente c'è ma personale. Ma la verità, a casa vostra abbiamo fatto troppi posrafani. E allora ci siamo stati sconcertati di cose. Pure i suci ci danno schifo. Voi vi prendete a cucinare l'imbriata, pensate che la miseria mi ha pigliato, eh? Avete pensato? E non vi sbagliate, avete proprio indovinato. E allora ci fate la pensata, dite, mo mi faccio soldato. Ma così si muore, muore lo Stato, ma sempre troppo che ci mangiamo. Ma quando nella camerata, di fronte all'armata schierata, mi sono spogliato, o 30 che mi ha visitato, guardando, è rimasto spoilizzato. E poi ha fatto cina la con una faccia schifata. Dicevo, no, non si offende di questi soldati. Avessimo fatto la madre, meglio ammazzato. E poi l'anima ne ha buttato con poco in terra, mamma, dai, tu è meglio che veniamo. Voi non servite per l'armata, di nervi troppo ammusciato, non vi fa manca una marcia forzata. Cioè, meglio che veniamo, se faccio una cauciata, però c'è tutti i scalo, poi da basso con l'azza settato, può finire un cazzo, sfondato. E ci pensate, dico, capo l'esercito, dai, schifo. Dice, ma i soldi disoccupati, chi non ha visto mai capitato? Perché i signori di soldi si hanno passato un culo, così mano si sono cassucchiati e alla fine si sono squagliati. Sì, i signori sanno come i signori sanno là, i signori sanno come fa, però fa scemo la sacca, lo pigliamo. E come là, ci ha fatto corrotto. Però, vedi che avete studiato. Dice, ma tu ti sei mai impiegato? Come no? Ogni volta che mi sono impiegato, la certa mamma la mente che ha usato. Io una cosa facevo e te ne sbagliavo. Il magazzino si è acchicciato, le cose si sono scappate, ogni cliente si è scappato, il padrone fallimento chiamava e dopo 3 giorni me ne cacciava. E così non ci vedrete, mi sono chiuso sempre con la mano in alto. Bravo, vedete come l'intendete? Chiamami signore, l'avete capito? Riesco a fare la fabbrica e l'ha perita. Me, che non so dove passo tutti. Così siamo 15 in famiglia, tengo solo 7 figli. Che se mangiano la moniglia e si alleccano la radicchia. E poi, ma broca in basso tutti. Mugliere mi consiglia. E lui non ha assinato vecchio. Ogni tanto mi fanno figli che niente è poco masso vecchio. Chiamami, la signora venga d'accordo, durato non so. Signore, non gli ha dato fallimento, sembra una reagente. Scusate l'impertinenza, voi che dite a che papello, fino a sbottonare per il bradello, ma rata una cosa vera. Come la dite? Prima ci appizzate. Signori, e mo che la rima è terminata, come inchina una scappellata, vi do la buona serata. E per tutte le solite madrate, questa testa vi sparate. Se non mi sbaglio, mi avete chiamato per un'altra dopo improvvisata. E allora mi intrometto con la rima e la polletta. Ma qui c'è una polletta che la panza mia sta in difetto, si ha niente, niente c'è. Se ne scende un casonetto, una cosa assai scorretta per il signore di rimbetto. Guardate lì, niente, manca lì. Non manca mai lì. Parlano dei pazienti.